Nuovo appuntamento insieme a Pierluigi De Pascalis, il nostro preparatore atletico ufficiale all'interno del Fits in the Morning per risveglio muscolare. Buongiorno, benvenuto Pier. Buongiorno a te, nostri ascoltatori, buongiorno. Parliamo di un argomento davvero interessante oggi, ci rivolgiamo alle nostre future mamme, no? Perché parliamo dell'allenamento prima e durante la gravidanza. Prima e durante la gravidanza, l'allenamento è importante sempre, quindi anche in questa fase della vita. Fortunatamente siamo usciti o stiamo uscendo dal retaggio secondo il quale la gravidanza è quasi una condizione patologica per la quale occorre avere vivere sotto una campana di vetro. Quello che emerge è esattamente il contrario, ossia fate attività fisica, naturalmente fate dietro il controllo medico, ci mancherebbe altro, ma fate attività fisica, perché alcune delle problematiche che possono insorgere nel corso della gravidanza, e tra queste per esempio il diabete gestazionale, che è una condizione abbastanza diffusa e che può creare delle serie complicazioni poi per quanto riguarda il parto, ma può avere anche delle ricadute sul bambino, e può essere agevolmente prevenuto con un'attività fisica svolta nel primo trimestre, attività fisica che peraltro dovrebbe essere anche particolarmente impegnativa, perché parliamo di almeno 40 minuti di lavoro svolto anche quotidianamente. Attività fisica che su un soggetto in stato di gravidanza ha una serie di vantaggi, perché poi va a ridurre anche altre condizioni come possono essere condizioni edematose, ma può consentire anche di ritornare più velocemente in forma dopo il parto, migliora per esempio anche il tono dell'umore in tutto quanto che è il periodo gravidico, può migliorare perfino il mal di schiena, insomma tutta quanto una serie di ripercussioni positive, per cui allenatevi. Ci sono degli accorgimenti, Pierluigi, particolari, insomma, per chi vuole restare attiva? Beh sì, degli accorgimenti ci sono sicuramente. Prima ho già accennato quello di fare ricorso sempre al parere del medico, questo è fondamentale in questa fase. Tanto più bisogna stare attenti se si sono avute delle gravidanze a rischio anche in passato, o se c'è il sospetto che sia una gravidanza a rischio quella in corso. Quindi in questi casi a maggior ragione l'intervento del medico è determinante. Poi invece regole generali che valgono per tutte: evitate naturalmente quelle attività che richiedono di fare ad esempio dei salti o di fare dei rapidi cambi di direzione, che vi sottopongono a delle vibrazioni, a degli impatti traumatici. Tutto quanto questo va evitato, ma visto che andiamo incontro anche ad un aumento delle temperature, attenti anche a svolgere attività fisica al caldo, perché l'incremento anche di un solo grado può poi esporre all'ipertermia fetale, quindi il feto va in sofferenza a causa dell'aumento della temperatura. Le attività che consigliamo maggiormente, chi ha la possibilità di svolgere attività in acqua ben venga, ma comunque tutte quante le attività che in qualche modo coinvolgono le grandi masse muscolari, quindi le camminate, il ciclismo, insomma sono tutte quante attività assolutamente positive, con gli accorgimenti e le accortezze che naturalmente abbiamo detto in precedenza. Non ci sono grandi problemi in realtà, al contrario di quello che qualcuno può credere, anche nel fare allenamenti di forza, quindi allenamenti con i pesi, però in questo caso sarebbe opportuno, anzi necessario direi, la supervisione di personale che sia esperto in questo tipo di esecuzione. Con questi tipi di accorgimenti l'attività fisica anche nella fase della gravidanza non può che portare dei benefici. Grazie per Luigi De Pascalis che torna all'interno del Fits in the Morning la prossima settimana. Buona giornata. Buona giornata, alla prossima. Buongiorno.